Esaminiamo ora il circuito del minimo. La famosa depressione che si forma nel condotto di aspirazione, trovando la valvola gas praticamente chiusa, trova solo due fori da cui aspirare miscela. Questo che è chiuso, quindi rimane solo questo, che è denominato ugello del minimo. L'aria che viene risucchiata da questo foro viene intercettata da una valvola definita appunto vite del circuito del minimo. Questa vite, essendo sul lato aria, regola la portata dell'aria, quindi più la chiudo più sto ingrassando la carburazione e viceversa. Attenzione che su alcuni carburatori questa valvola può essere posizionata sul lato motore di qua, regolando l'afflusso di miscela, ma non è il mio caso. Un buon punto d'inizio per la sua regolazione è l'apertura di un giro e mezzo partendo dalla vite a fine corsa. Piccola precisazione, per sentire correttamente i suoi effetti, questa vite va regolata a un quarto di giro alla volta. L'aria prosegue fino a che non viene a contatto con la benzina, che viene prima dosata attraverso il getto del minimo e poi emulsionata tramite un polverizzatore. Nel mio caso il getto e il polverizzatore sono sullo stesso elemento. La miscela così creata entra nel condotto di aspirazione tramite l'ugello presente nel condotto stesso. Durante la fase del minimo, la quantità di aria che entra dalla relativa presa è generalmente insufficiente e per tale motivo è possibile alzare la posizione a riposo della valvola centrale facendo entrare aria da quel piccolo foro. Che si chiama foro di progressione. In realtà quel foro è un jolly perché svolge una duplice funzione. Durante la fase del minimo fa entrare aria e va a impoverire la miscela. Man mano che si apre l'acceleratore inizia la fase di progressione, ovvero il passaggio in maniera graduale al circuito del massimo. Durante tale fase il contributo del foro di progressione diminuisce fino ad invertire persino il suo verso. Al minimo fa entrare aria, mentre durante la progressione a valvola parzialmente aperta fa uscire miscela. Dopo la fase di progressione, continuando con l'apertura della valvola gas, ha inizio nel carburatore il funzionamento del dispositivo del massimo. In aggiunta quindi alla miscela proveniente dalla progressione, in questa fase si sfrutta la differenza di pressione che si instaura tra il serbatoio e il condotto di aspirazione. Avvalendosi dell'effetto Venturi, che in parole povere fa questo, si aggiunge così anche la miscela che fuoriesce da l'ugello del massimo. In queste condizioni la benzina tarata dal getto del massimo e calibrata dalla sezione di sbocco del polverizzatore viene emulsionata con l'aria proveniente dalla presa del massimo e direttamente dal diffusore. Da notare che la sezione di fuoriuscita del polverizzatore è estremamente variabile per mezzo della parte conica dello spillo. Si può capire quindi quanto importante sia per questo circuito la tipologia del polverizzatore e le varie dimensioni dello spillo. Concludiamo con l'ultimo circuito, ovvero quello di avviamento,
Quando il motore è freddo, la quantità di miscela che raggiunge il cilindro è minore rispetto al normale. Questo perché si condensa buona parte della miscela erogata dai principali circuiti e l'alimentazione quindi non è sufficiente ad accendere il motore. Per sopperire a questa condensazione è necessario erogare una miscela più ricca. La cosa più semplice è creare un circuito indipendente che bypassi la valvola del gas, che debba funzionare solo per l'avviamento della moto e che venga totalmente escluso una volta raggiunto l'obiettivo. Infatti questa è la valvola di on-off del circuito. Così è spento, infatti si può notare anche la strozzatura. Quando alzo la valvola, il circuito è aperto e i primi giri del motore inducono la depressione che aspira miscela da due ugelli, quello del minimo e quello di avviamento. Nel diffusore l'ingresso dell'aria avviene da questo foro, mentre lato benzina è presente un pozzetto separato nel serbatoio. Personalmente io non uso mai questo circuito per accendere la pit. Se hai un carburatore diverso da questo e vuoi studiarne i circuiti interni, può venirti in aiuto il compressore. Basta semplicemente soffiare aria compressa dai circuiti della benzina e sentire da dove esce, tappando eventualmente i relativi ugelli. Ti può tornare utile magari inserire un piccolo elemento di ostruzione per avere la certezza del flusso d'aria. Siamo quasi arrivati alla fine, manca solo da rimontare il galleggiante. È semplicissimo, questo spillo non è altro che una valvola mossa appunto da questo galleggiante. Più il livello di benzina sale, più questo spillo tappa l'ingresso di carburante nel serbatoio. Il galleggiante quindi deve avere la libertà di ruotare attorno ad un perno. Inseriamo il serbatoio facendo attenzione a non forzare niente. Avvitiamo le viti per fissare il serbatoio al corpo principale e abbiamo terminato il montaggio del carburatore che, scommetto adesso, farà molta meno paura rispetto a prima. Ciao biker!